misure serie, no? I pannicelli caldi che fa. Dopo essere sopravvissuti al virus, non vogliamo e non possiamo morire a causa del caro bollette. Le imprese della provincia di Pesaro Urbino sollecitano il governo attraverso Confcommercio Marche Nord. Questa mattina il direttore Amerigo Varotti ha consegnato al prefetto Tommaso Ricciardi dei documenti da recapitare al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Nel dossier sono state allegate alcune bollette, una mini rassegna stampa e un documento nazionale per mostrare nero su bianco gli effetti dei rincari. Raccontiamo quello che è il dramma delle imprese, del commercio, del turismo e dei servizi della nostra provincia, che da un anno all'altro si vedono le bollette energetiche aumentate di circa il 200%. Nessuna azienda è in grado di gestire la propria sopravvivenza o fare programmi di sviluppo quando da un anno all'altro si trova degli aumenti così incontrollati ed esagerati. Quindi chiediamo al governo un intervento immediato, anche con uno scostamento di bilancio, perché l'intervento deve essere forte in termini di importo e non i pannicelli caldi che fino ad oggi il governo Draghi ha fatto. Chiediamo anche un intervento serio sulla revisione delle bollette, visto che la maggior parte del costo, il 70%, sono oneri di sistema decisi dallo stesso governo tramite ARERA, cioè tramite le autorità di gestione, insomma, dei servizi gas e energia elettrica, con una riduzione dell'IVA dal 22% al 10%, in modo da dare la possibilità alle aziende di sopravvivere. Questa grave situazione, ha proseguito Varotti, si somma alle problematiche legate all'emergenza sanitaria e si rischia, come ha detto anche il presidente dell'Emilia-Romagna, un lockdown economico con la chiusura di tante aziende, soprattutto nel settore dei servizi e in quello del turismo. L'aumento esponenziale dei costi di gas, energia elettrica e carburanti, mettiamoci anche i carburanti, inevitabilmente sta determinando un aumento dell'inflazione che è già oltre il 5% nel mese di dicembre e che inevitabilmente si riverbera poi sui prezzi finali, sui prezzi al consumo, nei ristoranti, nei negozi, nelle botteghe artigiane, e inevitabilmente si riverbera sulle famiglie, le famiglie che a loro volta sono già colpite dall'aumento dei costi energetici e che subiranno ancora l'aumento dei prezzi. Ulteriore elemento per la desertificazione delle nostre città con la chiusura di tante attività commerciali. Insomma, è una catena terribile che bisogna che il governo tamponi, intervenga rapidamente. Sono altrettanto necessari per il direttore interventi efficaci per andare verso un'autonomia dal punto di vista energetico, visto che l'Italia dipende molto dall'estero per l'approvvigionamento di gas ed energia elettrica. Con tutti gli aumenti diventerà una situazione con un'inflazione importante, quindi non ci sarà potere d'acquisto e già lo abbiamo visto proprio sul campo che non c'è gente in giro, non va ad acquistare proprio perché saranno aumentati e aumenteranno tutti i prodotti primari, quindi le materie prime, e di conseguenza chiaramente la gente farà meno di quello che può essere poi superfluo. Ma in questo momento noi chiediamo anche proprio alle amministrazioni comunali di intervenire anche su quello che è possibile sul territorio, quindi sicuramente sulla Tari e sull'acqua, quindi prevedere una spesa che possa aiutare le nostre imprese, perché ancora siamo in pandemia, cerchiamo di uscirne, proveremo, riusciremo, speriamo, ma abbiamo bisogno di andare avanti, di non chiudere, cioè di non poter dire allora dopo la pandemia ci sarà una morte economica, e questo non è possibile.